Sportivi e tifosi canarini, ben ritrovati. È il primo appuntamento con Cuore Gialloblu, edizione 2016-2017. Come vedete, siamo ospiti di Cronache Fermane, che quest'anno ci ospiterà per questo nostro spazio, quindi saremo abbastanza fissi, a differenza di come siamo stati lo scorso anno. Cerchiamo anche di dare una certa solidità al nostro appuntamento e una certa solidità anche di risultati che stanno dando i nostri ragazzi. La Fermana, che ha raggiunto quota 4 punti in classifica, il pareggio di San Nicolò al primo turno di campionato e poi la vittoria 1-0, non certo semplicissima, al secondo turno. Ospiti di questo primo appuntamento, mister Flavio Destro. Buonasera. E capitano Marco Comotto. Buonasera. Inizierei proprio da Marco, non me ne voglia il mister, perché domenica si è vinto, si è tornati a vincere la prima vittoria di questo campionato ed era importante ottenere questi 3 punti e tu ci hai messo una bella firma. Era anche un po' di tempo, se non sbaglio, che non mettevi il tuo sigillo sulla partita. Sì, erano 2 anni, quindi era passato parecchio. E vai, naturalmente fa piacere, fa sempre piacere quando si fa gol, poi per un difensore che non capita comunque sovente, ma la cosa importante sono appunto i 3 punti che sono arrivati, la prima partita in casa, quindi era importante iniziare bene e sono quindi doppiamente felice. Una partita, dopo ne parleremo anche un attimo col mister, se vogliamo dai due volti. Un primo tempo ben controllato in cui si poteva andare in vantaggio, si poteva anche fare qualcosa in più, non è arrivato il gol e poi in questi casi si va sempre un pochettino a soffrire. Sì, diciamo che tanto comunque in questo campionato lo conosciamo bene, partite facili non ci sono mai. Penso che la squadra sia partita i primi 20 minuti, mezz'ora, secondo me molto bene. Abbiamo fatto la partita, abbiamo creato, sì, in effetti non siamo riusciti a fare gol. Poi col passare del tempo vuoi magari un attimo anche la stanchezza, la seconda di campionato, un po' il caldo, un po' il terreno, un po' tutto, abbiamo un pochettino, diciamo, rallentato la manovra, sono venuti fuori un po' di più loro. Però penso che alla fine è comunque una partita vinta meritatamente. Stessa domanda ovviamente con mister Flavio Destro, sarà soddisfatto sicuramente di questi primi 3 punti. Era stata ottima anche la prestazione a San Nicolò come personalità, una squadra che va a giocare in un campo come il sintetico di Teramo, a una temperatura molto alta, contro una squadra quotata e forte come quella, ha personalità. Lo ha confermato nel primo tempo della partita contro il Castelfidardo, anche se il gol poi è arrivato, come spesso succede nel calcio, per un episodio nella ripresa. E non era una partita sicuramente facile contro un avversario che sapevamo ci chiudeva quasi tutti gli spazi, molto bravo a rimanere compatto, non si è mai disunito. Noi abbiamo tenuto, direi, abbastanza bene il possesso per tutto il primo tempo, nel secondo un pochino meno, poi però è chiaro, come ho detto anche domenica scorsa, potevamo fare un pochino meglio dopo essere passati in vantaggio quando abbiamo avuto due o tre situazioni dove si poteva chiudere la gara. Così non è stato e poi abbiamo sofferto fino alla fine. Comunque, globalmente ritengo che sia una vittoria più che meritata. Quali sono i punti in cui bisogna andare a toccare nel vivo la squadra? Dove si può ancora migliorare, magari in una maggiore pericolosità in fase offensiva, una maggiore incisività in quella fase? Beh, è chiaro che alla seconda domenica di campionato non credo ci siano squadre al top della condizione, tutte quante devono lavorare per raggiungere un certo tipo di qualità anche nelle giocate. Noi, come tutte le altre, credo ancora non siamo al massimo. Dobbiamo essere un pochino più cattivi nel gestire certe situazioni durante la gara, però sotto il punto di vista dell'impegno e del lavoro, penso che i ragazzi stanno facendo bene, stanno facendo il massimo. Un apprezzamento anche alla fase difensiva, che sono passati 180 minuti e la porta è ancora inviolata e quasi tutte le squadre hanno subito gol fino a questo Ma momento. io guardo sempre, sia quando si attacca, sia quando si difende, i primi difensori sono sempre gli attaccanti, quindi il merito deve essere giustamente diviso tra tutti i giocatori. Questa tensione non è che, e diciamo adesso ci deve fare un attimino neanche pensare, sono 2 partite, abbiamo fatto benino, abbiamo rischiato qualcosina come capita, dobbiamo sempre lavorare per migliorarci, questo che dico ai ragazzi, non c'è mai un momento dove uno si deve rilassare, un campionato dove i piccoli particolari fanno le differenze. Con Marco torniamo ad analizzare non solo quella che è stata la partita domenica, ma diamo già uno sguardo a quella che tra pochi giorni,
ti vedrà anche una partita d'ex, perché tu a Civitanova hai giocato proprio due stagioni fa e lo hai fatto segnando anche 4 gol, tornando al discorso di prima. Che squadra ti aspetti di affrontare, soprattutto una civitanovese che è stata ricostruita praticamente da zero? Sì, infatti non è facile da valutare, perché di giocatori ne conosco pochissimi. Ho visto bene o male le immagini, abbiamo visto insieme e mi hanno parlato di una squadra comunque tosta, una squadra che corre parecchio, comunque costruisce, a me mi hanno parlato di una buona squadra, quindi sicuramente sarà l'ennesima battaglia. È un anno zero per la Civitanovese che ha cambiato moltissimo, come lo era stato magari negli ultimi anni per la Fermana. Quest'anno si è ripartiti da un blocco solido, da una struttura di squadra sulla quale poi sono stati inseriti dei giocatori. È forse la prima volta negli ultimi anni che si parte da una posizione consolidata con un mister dello scorso anno e già è qualcosa di importante. Questa è una cosa che è molto importante. Infatti tante volte mi chiedo come in questa categoria, succede penso quasi sempre, quasi in tutte le società, si cambia tutto. Sinceramente è una cosa che non ha molto senso, perché se tu comunque riparti con una base perlomeno, cioè parti comunque avvantaggiato perché hai giocatori che si conoscono, il mister magari si conosce la mentalità del mister, poi è logico che intorno magari ad una base vai a costruire quello che manca, quello che magari è mancato l'anno prima, quindi secondo me questo può essere un vantaggio. Troppo spesso si butta via un po' il bambino e l'acqua sporca insieme, cioè si cambia tutto per alla fine per cercare di dare una rivoluzione, ma in realtà si fa forse peggio. Tante volte sì, perché comunque più che altro c'è il rischio di sprecare tempo, perché i giocatori si devono conoscere l'idea del mister, della piazza, quindi il rischio magari di sprecare i primi mesi c'è. E proprio in questo senso, mister, ripartire dal gruppo dello scorso anno, l'ossatura, magari gli over dello scorso anno con qualche aggiunta, è stato importante, cioè permette di iniziare a lavorare da uno step in più? È chiaro, sì, come diceva prima Marco, giustamente ci si conosce, si sa quello che uno vuole dall'altro e quindi diciamo che sei agevolato, però questo chiaramente poi dopo è sempre il campo quello che deve dare il giudizio finale, ma lavorare con un gruppo che già conosce o con un allenatore che già conosce ritengo sia sicuramente utile e ti anticipa di parecchio i tempi. È una cosa un po' strana, infatti non sono d'accordo anch'io su questo fatto, dove una grande, diciamo, percentuale di squadre di questo campionato cambiano sistematicamente un po' tutto, giocatore e allenatore. Penso che non trovo molto senso in questo, però d'altronde succede così, quindi non si può fare niente. Andiamo un po' a fare le carte a questo campionato. A differenza forse dello scorso anno, la favorita numero uno non sembra esserci, c'è Materica, grandi nomi, che potrebbe anche essere quella che ammazza, diciamo, il campionato se riesce a prendere una certa velocità, però dietro non ci sono squadre poco attrezzate, insomma ci sono squadre che possono rendergli la vita particolarmente difficile ed un livello piuttosto equilibrato. Beh, i campionati non si vincono mai a settembre o ad agosto, indubbio, è indiscutibile che le qualità della rosa del Materica siano notevoli. Hanno preso giocatori che sono abituati a vincere i campionati, chi ne ha 23, chi ne ha 24. Hanno un attaccante che per la categoria penso che ha fatto 58-60 gol in 2 anni, quindi sicuramente importante. Ma detto questo, poi c'è sempre un campo, c'è sempre una squadra avversaria, quindi nessuno regala niente. Il Materica sulla carta ha qualcosa in più, poi per il resto ci sono tante squadre che se la vogliono giocare, quindi io credo che soprattutto all'inizio i risultati a sorpresa si possono verificare in parecchi campi. Beh, già queste prime 2 giornate qualcuno ne ha regalato, diciamo, ne potevano anche regalare di più, perché ad esempio il Materica 2 volte sotto ha dovuto addirittura una volta in 10 contro 11 ha rimontato 3 gol, cose che nel calcio difficilmente credo sia successo, che una squadra in 10, in 45 minuti o meno, anche meno sì, abbia recuperato 3 gol. Penso sia un evento veramente, se non è unico, è rarissimo, però questo deve far anche riflettere, perché se in 10 hanno fatto questo, figuriamoci in 11.
E proprio un fattore che potrebbe essere molto importante in questo campionato sono i fondi, ovvero campo sintetico e campo naturale. Parecchie squadre hanno optato per il campo in sintetico e potrebbe essere una variante. Preparare una partita sul sintetico è un conto. Sicuramente, sono d'accordissimo, perché io non è che sono molto favorevole ai campi sintetici. Per me l'erba è sempre il fattore numero uno. Ci dobbiamo adeguare. Chiaramente non è facile, perché a volte i rimbalzi sono diversi, la velocità della palla è diversa, l'impatto del giocatore sul terreno è diverso, qualche volta le caviglie possono risentirne, qualche volta le ginocchia. Quindi diciamo che siamo arrivati in una realtà dove il sintetico sta prendendo piano piano il potere, e quindi ci dobbiamo adattare, anche se per me l'erba è sempre l'erba. Il rimbalzo anomalo, magari anche un campo pesante, può determinare la svolta, il risultato di una gara, può portare delle conseguenze anche fisiche nei giocatori, falsa sicuramente, su questo non c'è dubbio. Poi andiamo anche incontro a sintetici che sono molto diversi tra loro, basta pensare ad esempio a quello di Decanati e quello di Agnone, parliamo di due strutture completamente diverse dove praticamente si gioca uno sport diverso. Sì, abbiamo visto anche domenica, credo, la partita con l'Agnonese Civita Novese, il campo allagato, difficilmente si poteva fare due passaggi di seguito. Chiaramente si falsa un po' l'incontro e le qualità di una squadra tecnica ne risentono. Proprio con Marco, tu hai giocato un anno sul sintetico a Recanati proprio. Sì. Per un giocatore cosa cambia? Specialmente per un difensore, perché magari il rimbalzo della palla spesso e volentieri può ingannare dal punto di vista. Sì, ci devi fare l'abitudine. Una volta, è logico, poi col passare del tempo e dei mesi ci fai l'abitudine, lo conosci bene, allora incominci... Se diciamo, il tuo campo è un'arma... Sì, può essere anche un'arma in più volendo. Poi per carità, il fatto di dolori e cose varie, per un giocatore sicuramente l'erba è meglio. Poi quando si arriva a 33 anni come media assicuro che è meglio. E no, però in effetti cambia tantissimo, dall'erba alla velocità della palla, ma tutto cambia. Ti devi sicuramente preparare quando affronti magari la domenica la squadra col campo sintetico, in settimana ti devi preparare sul campo sintetico. Beh, qui c'è il vantaggio di Capodanno. Infatti noi da questo punto di vista siamo, sì, da questo punto di vista siamo avvantaggiati, perché comunque c'è la possibilità di campo in erba sintetico di scegliere, quindi non è male. Anche se due allenamenti e poi giocarci, 7 mesi e poi giocarci. No, vabbè, sicuramente, però un minimo riesci a, diciamo, abituare. Hai dato uno sguardo ovviamente agli attaccanti che ti troverai di fronte. Quest'anno ne hai un po' per tutti i gusti. Il mister ricordava Pera, centravanti della Materica, sì, che viene da 60 gol in 2 anni, e per non perdere l'abitudine ne ha fatti 4 in 2 partite. Sì. Ma non solo. Anche San Marino c'ha un reparto offensivo molto forte, ma ce ne sono tanti, un po' di tutte le squadre. Hai affrontato un certo Soragna. Soragna, che... io tra l'altro ci giocavo contro già una decina d'anni fa, quando giocavo in Piemonte, già me lo ricordavo, era un buonissimo, uno degli attaccanti più forti che giravano. E poi vedere il curriculum in Serie D ha fatto sempre... Sì, penso che secondo me ogni squadra, meno male, ha il punto. Quest'anno forse più degli altri anni, ognuno può ha, essere, sì, ha il riferimento offensivo molto importante, cioè hanno di investito livello, per il... sì, è vero. Diciamo che anche la Fermana non è messa malissimo, no, combinare Cremona. Sicuramente, quindi... sicuramente. No, anche noi abbiamo, penso, un reparto offensivo di tutto rispetto. Mister, per domenica prossima si affronta una squadra che conoscete poco, perché... una di quelle famose squadre che ha rivoluzionato un po' tutto, pur venendo da un campionato non vinto ma stravinto. E come si prepara una partita con due filmati solamente per conoscere questa squadra di cui si conosce ben poco? E ma... poi una partita non per la squadra ma per i tifosi anche particolare. Ma innanzitutto la prima regola è quella di prepararsi al meglio noi nell'andare ad analizzare dove si può migliorare, gli errori che abbiamo fatto, e quindi lavorare sulle nostre qualità e sui nostri difetti. È chiaro, è una squadra che l'anno scorso faceva un altro campionato ma con giocatori completamente diversi, quindi abbiamo visto il servizio filmato, conosciamo poco, però insomma è una squadra che ha fatto 4 punti, fa in questo momento del fatto di riuscire a portare di nuovo una piazza così importante in un campionato così importante, fa sì che ci sia molto entusiasmo, quindi sarà una partita magari con uno stadio pieno, speriamo.
Chiaro che i nostri tifosi vogliono vincere come sempre, ma come sempre anche noi ogni partita il nostro obiettivo è quello, quindi non è che cambia di volta in volta. Noi abbiamo sempre un unico obiettivo, cercare di vincere tutte le partite, poi dipenderà sempre da chi è di fronte e se saremo bravi o meno bravi, questo poi dipende da noi. È inutile quindi fare una domanda su quale sarà l'obiettivo di questo campionato. Il campionato io non parlo, non ne parlerò mai. Io dall'anno scorso ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di guardare la partita che abbiamo ogni settimana. Non andiamo troppo in là con lo sguardo. Si vive di partita in partita, cercando di dare il massimo la partita che arriva la settimana dopo. Punto. Questo è già il diktat dello scorso anno che ha portato i frutti che tutti quanti sappiamo. Quindi... Ma io credo che parlare di cose che stanno tra 3, 4, 5 mesi non ha senso, perché in questi mesi per arrivare all'ultimo gradino ne devi fare altri 50 sotto, quindi pensiamo a fare il gradino che ci tocca di volta in volta, poi dopo vediamo. Chiuderei proprio con Marco Comotto. Lo scorso anno già eri qui, ha vissuto il cambio in panchina, ha vissuto comunque sia una situazione in un certo momento non facile, e sappiamo bene che prima il mister è andato via, poi è tornato, poi c'è stato proprio il cambio in panchina. Sì. Che sensazioni hai rispetto allo scorso anno? Questo campionato può regalare qualche soddisfazione in più ripartendo da quella partita di Fano che ancora tutti noi abbiamo nella memoria? Sì, no, le sensazioni sono positive, perché comunque anche per i discorsi che facevamo prima di parte del gruppo che è rimasta, del mister, siamo solo all'inizio, quindi non è che ti posso dire come andrà a finire, però penso che le basi per far bene ci sono, poi è logico che starà a noi ogni settimana prepararci al meglio e affrontare, come diceva il mister, partita in partita. L'ultima cosa, quella partita di Fano, ancora un pochettino, brucia? Vabbè, dai, alla fine un pochettino sì, però abbiamo dato tutto quello che avevamo, quindi questo è l'importante. L'impianto oramai non c'è sicuro. Questi non ci sono perché abbiamo dato tutto, è andata così, vedremo quest'anno di toglierci delle soddisfazioni, dai. Perfetto, questa prima chiacchierata, questo primo appuntamento con Cuore Gialluplu finito, penso che abbiamo toccato abbastanza bene i punti che ci eravamo prefissi sia con il capitano che con il mister. Io li ringrazio, con il mister Flavio Destro. Grazie a voi, buona serata. E il capitano Marco Comotto. Per questo appuntamento è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Cuore Gialluplu.